Sentite che voce c'ho, comunque va bene, però è possibile. Ma è così. Allora, io ho avuto in mente quest'estate di fare questo intervento perché di solito si parla di Linux e non si parla di GNU. Quindi faremo una panoramica passando dalla storia e poi esamineremo come si sono formate queste due parti che poi si sono unite. Cominciamo a leggere questa frase di Stallman. Stallman, per chi non lo conosce, è praticamente il padre del software libero. Dice: molti usano ogni giorno nei propri computer una versione modificata del sistema GNU, senza rendersi conto, a causa di una serie di eventi particolari, la versione del sistema GNU attualmente più diffusa e spesso nota come Linux. E sono tanti gli utenti che non sanno che si tratta fondamentalmente del sistema GNU sviluppato dal progetto GNU. Ecco, letta così, effettivamente si può capire fino a un certo punto. Allora, i sistemi che di solito usiamo sulle nostre macchine sono le distribuzioni. Quello che noi usiamo, quello che ci dice Stallman, è che usiamo una combinazione, un insieme di due cose. Innanzitutto questa parola, GNU, noi si dovrebbe leggere GNU, perché in italiano è più normale. In realtà, come dice Stallman, va letta GNU perché più che altro è un discorso di lettura in inglese, una cattiva interpretazione che potrebbe venire fuori da GNU come nuovo. Sul sito del GNU.org lui ci fa sentire come si legge. GNU. Hai sentito? GNU. Quindi praticamente non dovremmo dire GNU, ma dovremmo dire GNU. Allora, facciamo un po' di storia. Come inizia questo percorso? Si parte nell'83. 83, quindi, quest'anno è il trentennale. Quando Stallman fa il primo annuncio. Un annuncio più sintetico, perché ovviamente poi si rende conto che deve organizzare le forze. E infatti il primo annuncio più completo lo farà nell'85, quando farà il manifesto. C'è una curiosità che sottolinea Stallman, e che praticamente GNU soddisfa certi requisiti. Lui dice che per tutto è un acronimo ricorsivo, quindi significa GNU is not Unix, cioè GNU non è Unix. Poi dice che è una parola vera, anche se io questa parte forse in inglese, in americano. E inoltre mette una battuta che suona divertente anche nelle canzoni. Facciamo un passo indietro. Quando comincia Stallman? Bisogna andare negli anni 70. Lui comincia a lavorare nel laboratorio di intelligenza artificiale del MIT. È praticamente un laboratorio molto specializzato e dove ci sono delle persone in gamba. Si parla praticamente di hacker, quindi hacker non inteso come pirata, come vedremo dopo, ma hacker come persona esperta, capace e che non soltanto fa il suo lavoro in modo professionale, ma lo fa anche con passione. Ho trovato della documentazione sul MIT Museum, dove c'è un gruppo di hacker degli anni 60. La parola hacker nasce addirittura prima, negli anni 50. E c'è un documento che io vi farei vedere. Ah, questo qui è quello sull'interpretazione di cos'è un hacker. È sul testo codice aperto che parla della storia di Stallman. Però in altra documentazione del MIT Museum si trovano in parallelo le stesse cose. Quindi diciamo la fonte che troviamo ora qui tradotta è fedele. Allora, vediamo un attimo velocemente. Ci dice che per comprendere appieno il significato del termine hacker può essere d'aiuto esaminare lo sviluppo etimologico seguito nel corso degli anni. Andiamo un attimo avanti. A prescindere dall'ampiezza della definizione, la maggioranza degli utenti hacker ne fa risalire l'etimologia al MIT, dove il termine fece la sua comparsa nel gergo studentesco all'inizio degli anni 50. Secondo la pubblicazione diffusa nel 90 dal MIT Museum a documentare il fenomeno hacking, per quanti frequentavano l'istituto in quegli anni, il termine hack veniva usato in un significato analogo a quello di goff,
scemenza, goliardata. Stendere una vecchia carcassa fuori dalla finestra del dormitorio veniva considerato un hack, ma attrazioni più pesanti o dolose, ad esempio tirare quelle delle uova contro le finestre del dormitorio, eccetera, superavano quei limiti. Era implicito nella definizione hack lo spirito di un divertimento creativo innocuo. Quindi praticamente quello che è un significato legato più a un clima goliardico di studenti. A tale spirito che si ispirava il gerundio del termine hacking, uno studente degli anni 50 che trascorreva gran parte del pomeriggio chiacchierando al telefono e spontando una radio, poteva descrivere quell'attività come hacking. Di nuovo l'equivalente moderno per indicare la stessa attività potrebbe essere la forma verbale derivata da golfing, prendere in giro qualcuno, divertirsi. Più avanti negli anni 50 il termine hack acquistò una connotazione più netta e ribelle. Al MIT degli anni 50 veniva un elevato livello di competizione e l'attività hacking emerse sia come reazione sia come estensione della cultura competitiva. Quelle date e burle divennero tutt'a un tratto un modo per scaricare la tensione accumulata, per prendere in giro l'amministrazione del campus, per dare spazio a quei pensieri e comportamenti creativi repressi del rigoroso percorso di studio dell'istituto. Ma poi aggiunta a quest'ultimo, con le miriadi di corridoi e di tunnel sotterranei, offriva ampie opportunità esplorative per quegli studenti che non facevano intimorire da porte chiuse e da cartelle vietato l'ingresso. Quindi si vede questo clima in un ambiente molto rigido, gli studenti che praticamente cercano di superare anche le porte chiuse. È interessante leggere anche la parte successiva, però quello che poi ci interessa è questa parte che praticamente comincia a parlare dell'uso di un sistema telefonico del centralino. Quindi grazie agli esperimenti che sono immacolati, gli studenti imparano a fare scherzi divertenti, traendo ispirazione dal più tradizionale tunnel hacking. Questa nuova attività viene presto battezzata phone hacking. Ora, se andiamo avanti, passiamo agli anni 60. Negli anni 60, quando nasce questo vero gruppo che si occupa più che altro nel campo dell'informatica. C'è la combinazione tra divertimento creativo e esplorazione senza limiti, costituirà la base per le future mutazioni del termine hacking. I primi ad autoqualificarsi computer hacker nel campus del MIT degli anni 60 traevano origine da un gruppo di studenti appassionati di modellismo ferroviario, che negli ultimi anni 50 si erano riuniti nel Tech Model, è proprio un club che lavoravano su questi modelli. Una ristretta enclave all'interno di quest'ultimo era il comitato Signal and Power, segnale elettricità, e addetti alla gestione dei sistemi di circuito elettrico dei treni del club. Un sistema costituito con certificato assortimento di relè e interruttori analoghi a quello che regolava il sistema telefonico del campus. Si vede che quello che prima veniva usato per divertimento diventa un uso sulle macchine a disposizione per gestire questi treni. I nuovi generi elettronici, gli elettrici, responsabili della costruzione, diciamo, il suo scopo è quello di dire: se ho posso risparmiare un relè, allora faccio una cosa buona. Quindi di conseguenza, gradualmente, se si continua a leggere questo documento, si vede che considerata la loro affinità per i sistemi elettronici sofisticati, per non parlare tradizionale, avversione degli studenti del MIT verso le porte chiuse e di averne ingresso, non ci vuole molto prima che hacker mettessero le mani sulla macchina appena arrivata al campus. Cioè arriva la macchina e loro praticamente cominciano a usarla per muovere questi trenini. E quindi da qui nasce questa figura di persona esperta che lavora anche su computer. Se vediamo questa foto, è quella, sono i ragazzi che lavoravano su questi trenini. C'è sempre disponibile il sito dove raccoglie nella storia fa vedere la storia del MIT e di questa costruzione delle macchine più vecchie che venivano usate per questo lavoro extrascolastico, ma che fine era molto complesso. Quindi da qui si capisce come l'hacker del MIT era una persona qualificata. E in quel momento in cui Stallman, negli anni 70, comincia a lavorare, lavoravano su una